Ehi, c'hai problemi, Altair? Requiescat in pace.
inceppato! Visto? Ricordate! Il San Ceppato è il numero uno! ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزن عشق منو میروزن. Ok ragazzi, allora, siamo pronti a riprendere. Prima di partire con Assassin's Creed 2 ci sono ancora due precisazioni che volevo fare. Allora, naturalmente oggi è andata un po' così, quindi abbiamo meno di 2 ore perché io alle 4:30 massimo devo staccare e poi mi devo preparare per uscire. Domani spero che faremo un orario più normale, o di pomeriggio o direttamente di sera. E penso che andiamo avanti con Halo 2 oppure Tomb Raider, non lo so. Altra comunicazione di servizio. L'ultimo episodio di Lara Croft and Guardian of Light ha subito un sabotaggio da parte di OBS per quanto riguardava il video. Dato che quel video non sono in grado di ricomporlo, sto pensando di rigiocare quei 3 livelli per conto mio, registrando un video a parte e poi metterò su YouTube al posto di quello della live, e poi comunque con un'ultima live ce lo completiamo. Spero entro questa settimana, così liberiamo uno slot per cominciare qualcos'altro che potrebbe essere Valley, potrebbe essere Call of Duty Black Ops, oppure un'altra cosa che avevo deciso di mettere in mezzo. E Assassin's Creed spererei di... l'ho registrato, ma poi OBS è crashato, e quindi naturalmente la parte finale è tagliata, perché non li so ricucire, purtroppo. Cioè, pur avendo registrato i 2 pezzi, è una grossa scocciatura dover mettere un video diviso in 2 parti su YouTube, mi secca proprio. Quindi pensavo di fare un video veloce in cui rigioco quei 3 livelli, perché tanto, ragazzi... Io metto le live su YouTube principalmente per fornirvi il contenuto del gioco, cioè per farvi vedere le parti del gioco che eventualmente vi siete persi se siete interessati ad avere una visione d'insieme. Non conta tanto quello che dico io o la nostra chat, eccetera. Quindi se io rifaccio il video mostrando tutti i livelli del gioco che c'erano nella live che ho dovuto buttare, allora la serie su YouTube va bene anche così. Poi, su YouTube io penso di fare proprio... Adesso sto streamando Chronicles of King Arthur e Excalibur. Chiaramente i giochi che porto lì sono proprio un'altra cosa, quindi quelli cerco di farli in maniera indipendente. In futuro, ma non è un futuro vicinissimo... Ciao Nerd! Ben arrivato! Ragazzi, mettete un follow anche a Nerd. Io non ho uno shout fatto su misura, anche se in realtà lo potrei... Cioè, il comando shout, io sono stupido, perché... perché ce l'ho! In realtà, comunque, facciamolo manuale. E ragazzi, andate a seguire Nerd Stagionato, che è un bravissimo streamer. E tra l'altro è, diciamo, essendo della mia generazione, porta contenuti anche in linea con quelli che sono i miei gusti videoludici. Ok, no, che troppo, assolutamente. Allora, devo ricordarmi di preparare il comando shout, lo shoutout per il Nightbot, perché ce l'ho. Ce l'ho già pronto, solo che non l'ho mai abilitato. Devo solo andare lì e mettere abilita comando. Vabbè, comunque, che volevo dire? Che quindi domani proseguiamo Halo, se tutto va bene. Entro la settimana vorrei riuscire a fare un'altra live di Assassin's Creed 2, anche perché ormai lo vorremmo più o meno completare. Intanto mettiamoci nella schermata di gioco, così riprendiamo. Ops, ho sbagliato. Questo lo devo mettere di qua. E... c'era qualcos'altro che volevo comunicarvi. Vabbè, domenica, se tutto va bene, facciamo un altro quiz, naturalmente. Diciamo, io spero di riuscire a fare un appuntamento settimanale con il quiz. Ditemi se si vede, si sente correttamente l'audio. È tutto. Ah, altra cosa, ragazzi. Oggi facciamo una live di Assassin's Creed nella quale ci interessiamo principalmente alla storia. Prossimamente, ecco, figurati se non si buggava. Vabbè, questo è un bug tutto Ubisoft, però devo tornare a Windows e riaprire il gioco.
quando fa questo, però era più o meno naturale che accadesse. Diciamo che prossimamente faremo una live in cui invece ci interessiamo più di oggetti extra, raccogliere piume, tesori, dipinti, queste cose qua, alle quali credo che dovremo dedicare uno spazio a sé stante, perché ovviamente io sono un completista del cavolo e quindi anche quando sono in live non accetto di finire il gioco senza completare determinati aspetti. Non so se prenderemo tutte le piume. Perché le piume io non mi ricordo dove stanno, quindi mi devo mettere con... Io ho delle guide, che non è il video di YouTube, non sono i video di YouTube, ho proprio delle guide con delle mappe in cui ci stanno... Lei è come me, però io queste robe me le sento offline, ma così bisognerebbe fare, nerd, la cosa giusta è farlo offline, perché se no, secondo me, gli spettatori si annoiano. Però il problema è che io non riesco a stanziare altro tempo offline per fare questo, ed è il motivo per cui non porto Lunar, ragazzi. Io vorrei portare Lunar, vorrei portare Xenogears, vorrei portare Wild Arms, tutti giochi giappo lunghissimi, che però richiederebbero di mettersi a farmare offline per non annoiare gli spettatori. E chi ce l'ha il tempo? Io già non riesco a stare dietro ai giochi che devo fare io ho da finire Deus Ex Invisible War più i due successivi, quindi Human Revolution e Mankind Divided. Devo giocare Horizon, devo giocare Resident Evil 3, il remake, devo giocare Plague Tale Innocence, devo giocare Marvel's Avengers, devo giocare Control, devo giocare Uncharted. Quasi tutti, ho giocato solo il primo. Molto importante, nerd. Quindi non mi posso permettere di farmare offline per cose che poi devo fare in live. Altrimenti, ragazzi, il primo gioco che avrei portato sarebbe stato Lunar Silver Star Story. Perché quello è un gioco che tutti dovreste conoscere, secondo me. Allora, vediamo se funziona. Qui dicevo, dove arriviamo, arriviamo. Cioè, se non riesco a prendere tutto in questa run, cerchiamo però almeno di prendere le cose fondamentali, quindi... Ma perché il controller non funziona adesso? Dai, non mi venite a dire che non è... Ah, perché non è predisposto, sì, ok, ha ragione lui. Il gioco è stato reinstallato da capo, e quindi i settings sono andati perduti. Potrei anche giocare con la tastiera, per me non è un problema giocare Assassin's Creed con la tastiera, però per continuità, avendo sempre usato il controller, sinceramente adesso vorrei che lui mi stesse a sentire. Come avevo fatto? Interfaccia. Cosa è successo? Ah, vuoi diventare famoso? Anche no, non voglio diventare famoso, voglio che ti levi dai coglioni. Ok, va bene. In realtà io in questo canale non ho mai voluto diventare famoso, quindi è capitato proprio male, poverino. Allora, per qualche ragione il controller non viene riconosciuto. Lo sapevo che avremmo avuto problemi, eh. Perché? Aspettate ragazzi, sapete che mi viene un dubbio. Forse ho capito perché non se lo piglia. Aspettate un momento, eh. Quante difficoltà, mamma mia. Volevamo solo fare una partitina, che neanche tanto lunga. Ce lo sta facendo diventare un'impresa.
Oh, se non vuole collaborare, gioco con la tastiera per oggi, e poi me ne occupo offline di metterlo a posto. Però devo capire un attimo che cos'ha. Che non lo riconosce proprio. Vedi? Non si piglia lo starting, non si prende niente. Qual è il problema? Come lo avevo riconfigurato? È questo che non mi ricordo, perché... Personalizza i comandi. Sì, ecco qua, periferica di controllo. Ah, dovevo uscire dalla partita, ok. Perché avevo fatto così anche l'altra volta, me lo ricordo che era così. Quindi... Ok, ci siamo, perfetto. L'ho riconosciuto. Il nome del gioco sul layout, sì, grazie Antonio. Ok, ma io a sto punto lo lascerei anche senza filtro, dai. Tanto ci va tutta quanta la scritta, facciamo così. Sfornano, filtri, spegni questo e lo estendiamo un pochino. Non capisco tutto sto spazio. Ho lasciato un sacco di spazio, perché? Così lo allunghiamo un pochino. Ecco qua, molto meglio, no? D'accordo, finalmente ci siamo. Ci è voluto un'ora per mettere tutto a posto, però adesso possiamo riprendere la nostra avventura. Come ho detto, oggi ci concentriamo un po' sulla storia. E poi la prossima volta vediamo se c'è qualche arretrato. Sicuramente ci sono almeno i glifi e alcune cose che ho lasciato in sospeso, quindi su quello poi ci torneremo. Per il momento andiamo avanti. Eravamo arrivati ad un punto importante, ragazzi. Eru, ci sei ancora? Perché se ci sei, c'è una cosa di cui volevo discutere. Vedi, avamposto veneziano. Qua c'è un glifo, per esempio, no? Però, se ci mettiamo a cercarlo adesso, vediamo almeno se lo troviamo. Poi lo risolviamo un'altra volta, però. Anche perché devo riprendere un po' la mano e non mi ricordo più come si guida Pesci questo. appena pescato, fresco di giornata. Mettiamo sull'occhio dell'aquila. Eccolo là. No, quello non è lo screen. Sì, siamo a Forlì perché siamo arrivati alla parte con Caterina Sforza. Quindi... No, mi sa che Eru se n'è andata. Perché comunque, vabbè, non importa. Sardine, 10 a 2 saldi. Aspetta, per fare questa manovra del salto combinato, come si doveva fare così? Vedi, ricordi speciali, Guarda che io qua. meraviglia queste spigole. Proviamo da quest'altra strada, magari è più facile. Vorrei arrivare in cima. Ma si doveva riprendere anche. Oh, c'è una piuma. Quasi botto, senza senso. Laggiù, prendetelo! Ma dai, ma non rompere i coglioni, ma davvero. Mi ero quasi dimenticato quanto foste fastidiosi. Allora, ragazzi, volevo anche. La skin, sì, mi piace molto questa Mise. Allora, ragazzi, come il mio bot vi sta giustamente ricordando, vi volevo anche ricordare che io faccio parte di un network che è Project Eva. Trovate la descrizione del progetto sia nel messaggio in automatico nel bot che nel banner sotto, dove ci sono anche i link ai canali di alcuni streamer che fanno parte del progetto. Sostanzialmente, Project Eva è un network che si occupa semplicemente di
fare un po' di unione, diciamo così, di comunella, per dare un po' di visibilità a streamer che portano contenuti di nicchia, tra cui anche il sottoscritto, in modo che nessuno debba cambiare il proprio stile di streaming, i propri contenuti, solo per avere qualche spettatore. Diciamo, l'idea è Stanno sostenersi a arrivando. vicenda. Vai e brucia tutto. Gualone, Che ragazzi, ne c'è il facciamo raid nel di siero? Gualone. Non Grazie lasciare mille, nulla. Gualo. Ora ti farò vedere E come sistemiamo le spie. Finiscilo. Caraibi, Caraibi a Con tutti. piacere. Ero passato prima un Caraibi. momento. Allora, il quiz, Fabrizio, si farà domenica. Ne abbiamo già fatti due dall'inizio del Caraibi. 2021. E ovviamente lo shout, l'hashtag che fa il quiz. Gualone è un grande appassionato del quiz. Io spero di avere l'onore di averlo ancora qui qualche volta quando lo facciamo. Comunque, al momento, grazie mille per il follow, ragazzi. Ringrazio tutti quelli che eventualmente. Fabrizio, grazie mille per il follow. Benvenuto fra i cacciatori d'anime. E io poi come canale porto in realtà giochi a 360 gradi, però difficilmente ultimi usciti. Come vedete, adesso sto giocando ad Assassin's Creed 2. Power Ranger in pensione, grazie mille per il follow, benvenuti, benvenuti ragazzi dai cacciatori d'anime. Allora, le caratteristiche del mio canale sono un canale prevalentemente divulgativo, quindi mi piace giocare per parlare dei videogiochi che porto, che non sono giochi recentissimi, ma sono giochi dei quali ritengo che valga la pena di parlare. Porto anche un po' di retro gaming, porto anche un po' di gioco indie, ma soprattutto la cosa più importante che trovate nel mio canale sono una caterva di comandi sonori, ce ne sono più di 200. Molti li trovate nelle liste che ottenete col punto esclamativo commands, ma ce ne sono anche altri che non sono censiti perché a un certo punto mi sono fatto prendere la mano e ne ho messi troppi. Comunque, grazie mille, Ualone, per il raid. La lista dei friends la devo aggiornare. Mancano anche altri canali importanti dei quali però ho gli shout. A parte quello di Ualone, facciamo anche altri shout importanti di canali che sostengo. Che sono comunque, diciamo, hanno comunque un contenuto che secondo me Signora, vale i la pena di limoni, seguire. signora! E gli altri li lascio fare eventualmente ai miei moderatori. Volevo dirvi che il format del quiz che facciamo, ve lo spiego un attimo, che facciamo utilizzando il quiz kit di Twitch. Proprio l'estensione, trovate anche il quadratino del quiz kit, l'ho lasciato attivo sulla mia live. Lo facciamo domenica e con queste, altrimenti sai il mal di testa. No, basta limitare il volume. Zio, ma io non ti ho mai detto di non aggrapparti. Insomma, no, dovresti fare quello che ti dico, non di testa tua. E dicevo, il quiz lo facciamo la domenica, tendenzialmente la sera, anche se non è detto, qualche volta ci può essere qualche variazione. Io non ho una schedule precisa perché non riesco a rispettarla, quindi piuttosto che promettere e poi non mantenere, mi mantengo sulle generali e alla fine, diciamo, comunico tutto attraverso i social. E il quiz prevede solitamente un premio molto modesto al primo classificato, un premio ancora più modesto a qualcuno che si mette in mostra con una menzione speciale facendo qualcosa che colpisce la mia attenzione e una merendina virtuale all'ultimo classificato, quindi l'ultimo si becca un'immagine JPEG di un Kinder Brioche, di una Girella, di una fiesta, eccetera, eccetera. Cambia ogni volta. Io l'avevo Solitamente la raccontato. merendina attira più del primo posto, cioè c'è più gara per l'ultimo posto che per il primo. Queste sono le caratteristiche del Andare in giro quiz. così sarà un nuovo costume. Allora, sono incuriosito. Volevo andare a parlare con Caterina, ma visto che parlavamo di Yugali, vedete. Ma in realtà c'è il ricordo speciale, che non mi ricordo assolutamente cos'è, perché non sono. Questi non sono i ricordi di Cristina, ragazzi. I ricordi speciali erano un'altra cosa. Ma che cosa? A parte questa torre, non l'abbiamo neanche presa come punto di osservazione. Shame on me. Come ho potuto tralasciare una torre di osservazione? Vedete che ho fatto le cose in maniera proprio superficiale. Andiamo a rimediare. E poi cerchiamo di capire cos'è questo ricordo speciale, perché io non me li ricordo proprio. Mi ricordo che i ricordi di Cristina, che nel libro sono riportati in Assassin's Creed 2, cioè in Rinascimento,
nella saga sono riportati nel 3. Cioè lui te li fa trovare come elementi speciali di Brotherhood. Cioè scusate, il 3, non Assassin's Creed 3, ma Assassin's Creed Brotherhood. Obiettivi e missioni collaterali, ok. Allora, cominciamo a prenderci la torre. Qui c'è una macchina volante, ma perché? Dove dovrei andare in questa strada? A parte che mi ci ha fatto salire senza darmi possibilità di scelta, ma che significato ha questa cosa? Questo non è lo stesso percorso che abbiamo fatto per andare ad assassinare il Doge. È un'altra cosa, che immagino sia un contenuto speciale o comunque una missione extra. Erano i famosi falò che gli uomini di Antonio avevano acceso farmi arrivare al palazzo del Doge, ma adesso io non so più dove sto andando in realtà. Per carità, è tutto molto bello e pittoresco, ma mi sta facendo andare da un'altra parte, anche perché siamo a Forlì adesso. Calda mi dovrebbe sostenere, farmi andare più in alto, ho esaurito completamente la carica, siamo arrivati a terra e qual è il senso di tutto ciò? Splendida notte, eh? Cioè io dovrei fare qualcosa con questa macchina volante, arrivare da qualche parte, però vabbè, mi vuoi far prendere almeno la torre? Io volevo registrare la torre di osservazione, ma manco questo mi ha fatto fare. Adesso sono finito dall'altra parte del mondo. Vabbè, ragazzi, il bello di Assassin's Creed è che è un gioco molto panoramico, nel quale c'è un gran bel territorio da vedere. Sì, questo è il 2, che è il primo episodio in realtà in cui c'è anche Monteriggioni, nel senso che Monteriggioni è il luogo dove si trova la villa degli Auditori e quindi è la nostra base operativa nella quale abbiamo messo anche i quadri, abbiamo riportato le pagine del codice, riportiamo le piume alla madre di Ezio. Non c'è un cavallo. Tra l'altro, Claudia si sta mettendo in tasca un sacco di soldi, ma glielo lascio fare perché i ragazzi non abbiamo tantissimo tempo. Lui mi sta facendo cazzeggiare, ma io non volevo cazzeggiare, io volevo fare cose oggi. Infatti adesso andiamo a parlare con Caterina e proseguiamo con la storia, perché. Però mi chiedevo se ci fosse un cavallo, invece no. Ah, preciso, ma si vede comunque che questa è la versione base, cioè non è la remastered, è Assassin's Creed 2 originale. Eccolo là il cavallo, ma è un po' tardi, perché ormai siamo arrivati dove volevamo. Caterina è laggiù. Vogliamo vedere se riusciamo a prenderla la torre senza farci invischiare nel meccanismo malefico della macchina volante. Io non sapevo neanche che ci fosse la macchina volante là sopra, sinceramente non ho capito lo scopo. Cioè lui vorrebbe che io arrivassi in un punto che sta dall'altra parte della mappa, usando la macchina volante e senza mai toccare terra. È una sfida che non ricordo, sinceramente. La devo aver fatta perché io
Questo gioco non l'ho propriamente platinato perché non ci stavo giocando sulla PlayStation. Però i trofei li ho presi tutti. Passo tempo. Quindi se c'era qualcosa da fare, per farlo. Allora, il punto è che prima io devo raggiungere la sporgenza, perché se va a finire nell'anello della quest, lui mi fa partire la quest. Invece noi dobbiamo prendere la torre, quindi ci dobbiamo arrampicare qua sopra e sincronizzare. Così. Ecco qua. Mi sei mancato, Ezio. Devo ammetterlo. E mi mancherai quando avrò finito. Perché comunque questo è un gioco che ha segnato profondamente il mio percorso videoludico, eh. Anche perché, contrariamente a quanto accade di solito, io ero stato talmente in attesa per questo titolo e talmente in emozione, che l'ho giocato al day one. Di solito non succede mai, di solito io aspetto sempre per giocare qualcosa. Soprattutto ora che i giochi sono pieni zeppi di DLC e altre cavolate varie, rendono il prodotto iniziale una versione largamente insufficiente ed incompleta di quello completo. Di quello definitivo. Vabbè, Ezio, stai prendendo la macchina per fare 50 metri, te lo dico. Allora. Niccolò Machiavelli lo avevamo già incontrato, ma rivediamo un attimo la sua descrizione. Data di nascita 1469, professione filosofo, scrittore e politico. Queste ciniche parole furono scritte da Niccolò Machiavelli, una delle grandi menti del Rinascimento. Considerato il pioniere della scienza politica moderna, era convinto che tutti gli uomini fossero malvagi e che, avendone l'occasione, agissero sempre in modo perverso. Terzogenito di un uomo di legge fiorentino, Machiavelli apprese dal padre la grammatica, la retorica e il latino. Nel 1494 servì il governo come segretario e ambasciatore. Membro del Consiglio diplomatico di Firenze tra il 1499 e il 1512, viaggiò fra le corti di Francia e Spagna e a Roma. Dal 1503 al 1506, Machiavelli fu responsabile della milizia fiorentina e della difesa della città. Reclutò gli uomini personalmente, preferendo chi aveva a cuore la vittoria di Firenze rispetto a chi combatteva per denaro, cosa che peraltro nel Rinascimento era molto diffusa. I mercenari erano una componente importantissima degli eserciti rinascimentali e solitamente venivano ingaggiati proprio per fomentare una guerra tra due città, che poi avevano alle spalle due signorie. I balestrieri genovesi erano tra le truppe più, come dire, più pregiate e più forti che si potevano avere in battaglia, e venivano spesso ingaggiati anche da eserciti stranieri come dal re di Francia oppure da quello di Spagna, no? La sua strategia sembrò funzionare dal momento che nel 1509 Firenze sconfisse Pisa. Machiavelli continuò a lavorare per il governo fiorentino anche dopo la cacciata dei Medici, ma al loro ritorno fu arrestato e torturato con l'accusa di aver tramato contro la famiglia. In mancanza di prove, i Medici mandarono Machiavelli in esilio. Si ritirò nella sua tenuta di Sant'Andrea, dove scrisse il celebre trattato Il Principe, i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio e le storie fiorentine, che poi sono le opere per cui è maggiormente riconosciuto e ricordato anche nei libri di letteratura, no? Machiavelli morì nel 1527, ma si ignora il luogo della sua sepoltura. Bene, bene. Guarda un po' chi c'è. Madonna. Che fossi speciale l'ho pensato appena t'ho veduto. Ma proprio un assassino. Ragazzi, io ho dei ricordi personali associati a questa sequenza che non vi posso raccontare adesso, però vi posso dire che la figura di Caterina Sforza, così come viene raffigurata qua dentro, gli eventi che a lei sono legati, mi rimandano ad un certo periodo della mia vita, che è quello in cui ho giocato. Passeggiamo, caro. Anzi, ti piacerà questa città. Allora, Caterina Sforza, vale la pena di rileggerlo, il file di Caterina? Data di nascita 1463, professione contessa di Forlì nobile, contessa per matrimonio. Caterina era già famosa ben prima dell'arrivo a Forlì. Cresciuta alla corte di Milano, grazie al duca suo padre, ricevette un'educazione umanistica. Qui Caterina maturò anche la passione per l'alchimia e per la caccia. Nel 1473, all'età di 10 anni, Caterina fu promessa in sposa a Girolamo Riario, nipote del Papa. Il matrimonio fu consumato quando compì 14 anni. Giunta a Roma, divenne una delle nobili più in vista alla corte pontificia, mentre il marito si guadagnava la fama di uomo spietato.
Alla prematura morte del fratello del Papa, Girolamo vide crescere il proprio potere e si assicurò il titolo di signore di Imola e di Forlì. Quando il Papa morì, Roma venne saccheggiata e la residenza di Caterina venne distrutta. Impavida, sebbene fosse incinta di 7 mesi, Caterina cavalcò fino a Castel Sant'Angelo e difese il Vaticano con cannoni e soldati. Nel 1484 si trasferì a Forlì con la famiglia. Al soldo di qualcuno che voleva pareggiare i conti con suo marito, i fratelli Orsi uccisero Girolamo nel 1488. Pertanto Caterina divenne signora di Forlì e di Imola. Non perse tempo, strinse alleanza con i signori vicini, riordinò il sistema tributario e si curò personalmente dell'addestramento delle milizie. Benché propensa alla pace, si dimostrò vendicativa e spietata nei confronti dei suoi oppositori, arrivando a uccidere moglie e figli dei suoi nemici. Quando Forlì fu attaccata da Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI, inviò al Papa una lettera che conteneva i germi della peste. Quando Chuck Norris manda una lettera all'Antrace, l'Antrace prontamente e umilmente risponde. Alla fine Forlì e Caterina dovettero arrendersi ai Borgia nel 1499. Caterina fu fatta prigioniera e mandata da Rodrigo Borgia a Roma, che la tenne prigioniera per anni e che si suppone la violentò. Quando uscì dalla prigionia in Vaticano, i suoi capelli erano diventati bianchi. Esiliata a Firenze, Caterina morì di polmonite nel 1509. Da più di 100 anni i nostri cannoni la rendono imprendibile. Il manufatto sarà al sicuro qui. Perdona, non ho mai sentito di una donna che governasse da sola una città. Fa un certo effetto. Beh, naturalmente prima c'era mio marito. Ma è morto. Oh, mi dispiace. L'ho fatto uccidere. Oh. Abbiamo scoperto che Girolamo Riario lavorava per i Templari. Stava stilando una mappa con la posizione molto delle pagine del codice rimaste. Comunque non mi è mai andato a genio quello. Un pessimo padre, una noia a letto. Insomma, un fastidio continuo. Guardate! Oh no! Siamo nel posto sbagliato e al momento sbagliato! Aspetta! Che cosa accade? Sono arrivati quando avete lasciato le mura, mia signora. La città è sotto attacco. Cosa? Anche chi ci attacca? I fratelli Orsi, mia signora. Ah, sangue di Giuda! E chi sarebbero? Porco quelli Dumino. Che ho assoldato per far fuori mio marito. Opera dello spagnolo, è ovvio. Gli Orsi non vedono oltre la propria borsa. Ma come poteva sapere dove stavamo portando la mela ancora prima di noi? Non sono qui per la mela, Ezio. Stanno cercando la mappa di Riario. Al diavolo la tua mappa, Niccolò! I miei figli sono in città. Porco Oh, porco Juden. Ok. Là, prendiamolo! Dietro di te? Ma forse non sei così imbecille come sembri. Dietro di te è una scimmia a 3 teste, più che altro, però... Guardie, aiutatemi presto, salvatemi! Minchia che botta, minchia che colpo, hai visto o no? Come meritate! Assaggiate un po' della vostra stessa medicina, cani! Eh sì, direi che ci sta. Ma sono già dentro, quei bastardi traditori. C'è un altro modo per entrare? Aspetta, forse sì, c'è una galleria sotto le mura occidentali, si entra dal canale. Bene, torno subito. Ehi, voi! Sì, sto parlando con voi, branco di cani smidollati. Osate occupare la mia città, la mia casa! Credete che abbia intenzione di star qui a non far niente? E se venissi lì e vi strappassi i coglioni? Sarebbe un'ottima idea. Che uomini siete che vi vendete a chiunque per pochi spiccioli? Non avete paura di me? Ebbene, ce l'avrete quando verrò lì a tagliarvi la testa! I miei uomini ci giocheranno a spalla. Mi piacerebbe tantissimo rimanere a sentirla, ma ho da fare su questa sponda.
così. Ma ci saremo stati innocenti. La Gilda farà un sacco di storie. Ci sono testimoni? Morto. Ucciso. Qualcuno ha visto qualcosa? Ma che diavolo sta facendo? No, sto sbagliando perché... Ci decoreremo la piazza! Ma... vabbè. Baggone, credo. Un altro morto durante il mio turno. Che sa qualcosa, parli! Ha un sarto bizzarro, una strana sensazione. Eccolo, laggiù, lo stiamo... Eccolo, laggiù. Fatti un uomo, pensate che non lo farò ancora per queste. Le tette, le mie tette. Esatto, le sue tette. Scommetto che volete vederle. No, non le vogliamo vedere perché poi ci bannano il canale, cioè, per carità, io non mi tirerei indietro, però Twitch non è d'accordo. Venite, provateci, che vi faccio uscire coglioni dalle narici a furia di calci. Niente male. Lurido branco di cani bastardi, tornatevene a casa, se non volete finire impalati sulle mura della mia ecco, città. Ecco, no, ero io che non mi ricordavo come si faceva. Forse è per questo che non vi decidete a uscire. Già... scommetto che lo gradiresti assai, un bel palo di quercia su per il culo! Ah, così si fa! Esatto! Ma in mancanza di quello, penso che una lama nascosta nella gola, che ti piove giù dall'alto, possa essere un valido sostituto, no? Ezio! Ce l'hai fatta! Seguimi! L'arte oratoria di questa donna non conosce eguali, devo ammetterlo. Rifugiati alla Rocca di Ravaldino, la cittadella di Caterina, proteggendo lei e Machiavelli. Perfetto. Questo è l'unico salto della fede mai riuscito in tutto il gioco, perché è quello che mi ha fatto fare in automatico. Occhio perché me li perdo se faccio così, eh. Machiavelli, mi raccomando, non ti mettere troppo... troppo in pericolo. C'hai problemi, Altair? Ahoia. Ahoia se c'ha problemi, Altair. Caterina? Dove sei? Che ti stai facendo picchiare? Selvaggiamente. Presto ci farai divertire. Sarai il bersaglio delle pietre dei ragazzini. Per il momento, però... chi sta a terra con la gola tagliata non sono io, eh. Vabbè. Ma qui? Banche? Perché me lo dici adesso? Avanti, tiratelo giù! Ehi, qualcuno mi tira giù? Lasciatemi andare, devo maledetto. Dire qualcosa alla tua donna. Sai, la vedrò presto. Hai intenso? Ah!
Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi. Si teme che siano avanti! Ora! Non andrai da nessuna parte! Neanche tu che è per quello, eh? La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti e voglio condividere presto, con voi prendiamolo! Questa fortuna! Prendetelo! Eccolo! Prendetelo! È incredibile come con le guardie pesanti si vada meglio col pugnale che con la spada. A chi sta parlando? Intanto che io faccio fuori sto molosso, Caterina si fa uccidere. Perché ci vuole così tanto? Lunga la distanza dall'avversario, perché addirittura questi mi stanno lasciando indietro. Dai. Ci volevo io, Guarda com'è ridotta. Questi non ci arrivano vivi. Non faccio qualcosa. Cioè, voi due che cacchio ci state a fare di scorta? Avete fatto massacrare. Non vi vergognate. Ora! Rocca di lavandino. Ma intanto però... Sono con te, non ci scappa! Maledetto figlio di un cane! Allora, la lasci stare! Guardalo! Vieni qua! Pure te però che ti vai a mettere con questo, Il grande assassino! Il grande Bartolo. No, tu da qua non ti muovi più. Hai capito che non ti lascio andare. Sei finito. Siamo arrivati? Aprite la porta! Aprite la porta! Presto! Un'imboscata! Ascoltate, gente! Questo è un buon... Se sapete qualcosa, parlate subito! Se nascondete delle informazioni, sarete puniti! Allora muoio! Pietà! Cosa ho fatto? Bambini! Ma dove sono Bianca e Ottaviano? Perdonatemi, signora. Giocavano fuori quando hanno attaccato. Non so dove siano. Arrivano rinforzi dalle montagne! La cittadella sta cedendo! Ezio, non fare entrare quei bastardi! Con me! Beh, comunque bisogna ammettere che c'è sempre dell'eleganza in tutto questo, Evidentemente. Se il combattimento è una parte divertente del gioco oppure no. Però visivamente non c'è niente da dire. Tutto qua. Siete bravi. Sì, beccati questo. Sono inchiodato, amico. Non è speranza. Dove è finita?
Il fatto che gli altri siano assassini non aiuta, perché poi guarda che cosa succede. Io ti ho abbandonato, assassino! Ciao. Forse non sei così imbecille come sembri. Lo prenderemo, state tranquilli. Laggiù, eccolo! Addosso! Buon viaggio. Un'ora gratis al bordello! Addosso! Chi lo tira giù? Il nostro mastro torturatore è così bravo che rivelerai non solo i tuoi segreti, ma anche i miei. E chi è? Nargamante? No, fatemelo scappare! Ne parli quasi come se fosse Nargamante. Uccido gli altri, posso uccidere anche voi, se non vi fate i cacchi vostri. Sei particolarmente fastidioso. Fine del gioco. Strano. Vabbè, ma perché devo tornare sulle mura? Probabilmente da un altro punto, perché anche qui vabbè. No, ma perché ti lasci cadere? Vi ricordo speciale anche qua. E questa cosa va approfondita, non oggi, però bisognerà tornarci su questo punto, perché ok, eccoci qua. Caterina, sforza! Lo so che sei lì! Ho qualcosa che forse rivuoi indietro! Non ti manca nessun figlio? Anche Ezio Auditore! Che magnifica sorpresa! Immagino che siate i fratelli Orsi. Ludovico? E Checco, al vostro servizio! Basta! Dove sono i miei figli? Lasciateli! Sicuro, signora. Lo faremo volentieri in cambio di qualcosa in tuo possesso. Una certa mappa! E una certa mela, fratello. Sì, è una certa mela, giusto? O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Bastardi! Credete di potermi minacciare? Non vi do niente! Volete i miei figli? Teneteveli! Posso benissimo farne degli altri! Questa frase è rimasta storica, Quando cambi idea, saranno nel villaggio fuori dalla città. Hai un'ora! No, Caterina. Non posso chiederti di sacrificare i tuoi figli. Nessuno sta sacrificando niente. Vai e riportameli, Ezio. Sì. Hai la mia parola. La mela deve restare nella cittadella. Tenetela al sicuro.
Mi pare di ricordare, però potrei sbagliarmi, che questa missione fosse resa difficile da un orribile... Ecco e Ludovico Orsi. I due fratelli Orsi, annoiati dalla vita agiata di campagna, decisero di movimentare la situazione. Iniziarono a prestare denaro a usura, attività molto redditizia, anche perché uccidevano chiunque non restituisse il prestito. Poi Caterina Sforza li assoldò per uccidere suo marito Girolamo Riario, un templare, cosa che fecero in modo davvero cavalleresco. Raggiunsero il palazzo, avanzarono senza intoppi nel salone, gli trapassarono il petto, saccheggiarono le sue terre e lasciarono il suo corpo nudo al centro della città. Secondo i file dell'Abstergo, Rodrigo Borgia, una volta fuggito da Venezia, offrì loro del denaro per recuperare il frutto dell'Eden e ovviamente la testa di Caterina. Fu dei fratelli Orsi l'idea di rapire i suoi figli. C'è da chiedersi che fine farà questo mondo se i potenti sono così crudeli. Ok, allora il problema è che c'è il tempo. Una cosa che ho sempre odiato. Un abbigliamento bizzarro. Ho una strana sensazione. Eccolo! Fretta. Non ho tempo di giocare. Più veloci, sta scappando! Ma andate a quel paese. C'è qualcosa di ferito. Viaggiatori, state attenti! Eccolo! Eccolo! Prendetelo! Eccolo! Presto, prendiamolo! Eccolo! Prendiamolo! Eccolo! Prendetelo! Sei diventato famoso. Dio del cielo, cosa sta facendo? Tutte qui le guardie che devono custodirmi. Illusi, non basteranno. Mia madre è una belva. Noi donne Sforza non siamo agnellini. Sembriamo dolci, ma gli occhi ingannano. Chiedete a mio padre. Spero non crediate davvero di farmi paura. Vi sbagliereste di grosso. Mia madre non vi permetterebbe mai di farmi del male. E se torcerete un solo capello al mio fratellino, vi scannerà e vi mangerà per colazione. Eccolo! Presto, prendiamolo! Non permetterò oltre. Sarà meglio che non mi causi guai. Questo è assurdo, sapete? Non potete sopravvivere, entro un'ora sarò a casa. Per cui in pratica stiamo perdendo tutti tempo. Mi sto annoiando. Anche non è che possiamo fare qualcosa mentre aspetto che moriate? Puoi guardarmi mentre li uccido. Dovrebbe essere uno spettacolo edificante che ti insegnerà come farlo da sola. Ma quello là sopra? Da dove arriva? Non sfuggirai stavolta. Trapine in miscela. Mamma Devi sbrigarti a morire, non ho tutto il giorno. Levati di mezzo e fammi fare il mio lavoro. Mamma mia. Devo andarmene di qui. No, sono troppo bella per morire. Sarà stata tutte qui le guardie che devono custodirmi. Illusi, non basteranno. Mia madre è una belva. Bianca Riario. Okay. Grazie, messere, grazie. Ma c'è ancora mio fratello Ottaviano, è tenuto prigioniero al faro. Me lo dai un cavallo? Sì, eccolo là.
Toglietevi di torno. Sto per descrivere il vostro concetto di fritto. Fuori dalle balle. Non dovresti stare qui. Neanche tu. Eccolo. Dacci quello che vogliamo, o lo butto di sotto. Ma dai, Ezio! Mamma! Mamma, aiutami! Non voglio più stare qui! Zitto, marmocchio! Ha una faccia nota. Rompi le regole, noi ti rompiamo la faccia! Adesso vi rompo le ossa. Andiamo, Caterina! Che poi era If You Break the Rules, no? La mela e la mappa. Rompi le regole. Ma rompere le regole in italiano non esiste. Infrangere le regole. Vabbè, comunque. Devo fare la pipì! Signore, sto per farmela addosso. Lasciatemi andare, vi prego. Dovrai imparare anche tu il concetto di pazienza. Sei giovane e abbiamo tutto il tempo di approfondire la cosa. Guarda il mio cavallo che si è fatto avanti fin qui per venirmi a prendere. Sto arrivando. Non c'è bisogno di fare così. Andiamo, Ezio! Smettila di frignare. Dove ce li hai, i coglioni? Tra poco ti faccio vedere dove ce li avrai tu. Dammi il tempo di arrivare da solo. Ho fame! Posso avere qualcosa da mangiare? Per favore, ho fame! E basta, smettila! Mi fai venire il mal di testa! Questa è la tua ultima possibilità, Caterina! La mela ora, o gli rompo le gambe! Sì, che ti... Ehi, tu! Scendi! Caterina è stata stolta a mandare te. Forse lo stolto sei tu, che muori per pochi spiccioli. Ne valeva la pena. Più di quel che credi. Il maestro avrà quello che cerca. Grazie a me. E allora, muori con il tuo insensato orgoglio. Requiescati in pace. Giusta fine, perché non ha un minimo di buon senso. Sì, la figlia ha preso dalla madre, infatti. Ma vediamo un attimo le descrizioni, perché... Allora, Ottaviano entrò al servizio della Repubblica Fiorentina come condottiero all'età di 19 anni, su richiesta della madre Caterina Sforza, che intendeva cementare le relazioni con Firenze. Era a capo di 100 armati provenienti da Forlì, ma terminò il proprio contratto dopo un solo anno perché i fiorentini non avevano i soldi per pagarlo. Nonostante le cronache descrivano Ottaviano come obeso, stupido e succube della madre, Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, gli offrì in sposa sua figlia Lucrezia. Perché? Probabilmente Rodrigo riteneva che quelli fossero tratti tollerabili in un genero, visto che questa era la chiave per il controllo dei territori di Forlì e Imola. Inoltre, di rado, quell'amante religiosa di sua figlia Lucrezia rimaneva sposata a lungo con qualcuno. I suoi mariti tendevano a firmare dichiarazioni di impotenza o semplicemente a sparire. Saggiamente Caterina si oppose al matrimonio, scatenando l'ira del Papa e inducendone il figlio Cesare ad attaccare Forlì. Quando Caterina fu spodestata da Cesare e andò in esilio a Firenze, spinse Ottaviano a convincere il nuovo Papa Giulio II a rendergli la signoria di Imola e Forlì. Invece il figlio finì per rinunciare a qualunque pretesa di diario in cambio di una promessa di pagamento. Ma vediamo Bianca un attimo, perché ce la siamo persa. L'abbiamo vista prima. Non ho aperto il database. Sono in bersaglio. Aspetta, voci recenti. Eccola qua. 1478. Ci sono persone che vivono una vita da sogno, ma Bianca Riario non fu certo una di queste. Nel 1484, all'età di 6 anni, assistette al saccheggio del palazzo di famiglia a Roma e fu trascinata da quella pazza di sua madre in un assedio a Castel Sant'Angelo. In seguito si trasferì con la famiglia a Forlì, dove l'attendevano eventi ancora più terrificanti. Poco dopo il 10° compleanno di Bianca, suo padre, Girolamo, fu assassinato a colpi di spada e gettato nudo al centro della piazza cittadina. Quindi il palazzo di famiglia subì un nuovo saccheggio e lei venne rapita dai fratelli Orsi.
Bianca sfuggì da Vittorio e tornò da sua madre, anche se la dinamica di questa fuga non è ancora stata chiarita. Poi, all'età di 16 anni, durante una battuta di caccia col nuovo marito di sua madre, Giacomo Feo, fu testimone dell'imboscata che portò al suo brutale assassinio. Nel 1500 la madre di Bianca fu fatta prigioniera da Cesare Borgia e pare anche violentata da Rodrigo Borgia e dallo stesso Cesare. Cesare quindi uccise il marito di Bianca, Astorre III Manfredi, nel 1502. Lei si sposò di nuovo, questa volta con un conte, Troilo I dei Rossi, che morì nel 1521. A quel punto decise che non valeva la pena di vivere e lasciò questo mondo attorno al 1522. Grazie, messere! Un cavallo, per grazie. Questo conte è un personaggio che cambia, esatto. Vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono. Sto conte si trasforma, sto conte è una sinfonia, è questo sinfonia, conte sì. Questo. E invece sto conte sto cazzo. Lo posso dire, padre, sto cazzo. Esatto. Allora. Speciale ci torneremo a sto tempo. Per il momento impieghiamo l'ultimo quarto d'ora che ci resta per andare a vedere che cosa è successo qua sopra. Lì ci sarebbe anche un contratto di assassinio che poi avremo modo di approfondire. Avanti amici, ora. Ne approfittiamo. Arrivederci, signore. Parlate di me ai vostri amici. Forse dovremmo andare a prenderci i soldi prima di chiudere la live. Che così si fa? Parecchio tempo. Sto chiedendo se per caso... di ricompensa a chiunque fornirà informazioni utili sull'attuale ubicazione del dito di Santa Chiara recentemente. Che cosa ci fate qui? Mi dispiace, Ezio. Mi dispiace tanto. Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Ecco, dobbiamo arrivare. Appena sei partito hanno attaccato ancora. Che corsi a lui la mela. Che cosa? No. Dov'è adesso? L'abbiamo inseguito fin qui, ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito. La pelle dell'ursi, esatto. ...storia di uomini validi, dovuta alla recente campagna militare... Ho dei capolavori di metallo qui! La fanteria offre tre... Solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza. Sarà qualcosa di fine. Eccolo. Perché fate così? Non hanno versato a suo favore. Sono qui, fratello. Qualcuno, ma dove? Ricordate i miei insegnamenti, ragazzi.
Fategliela vedere! Ricordate l'addestramento! Affrontate quest'uomo con molta attenzione! Tagliategli la via di fuga! Come quella notte ad alba, capito? Sono tutti pazzi! Meglio tornare a casa! Figlio di puttana! Magari sei mio figlio. Stimati clienti, sapete che tratto sono l'eccellenza. Forza, ragazzi, ricordate l'addestramento. Ricordate cosa vi ho insegnato, uomini. Sarà divertente vederti volare di nuovo se sopravviverai. Provaci, mi raccomando. Perciò non corriamo rischi. Aspettiamo il momento giusto. Dietro di te? Ma forse non sei così imbecille come sembri. Dai. Sapete cosa fare? State calmi. Ora facciamola finita! Tagliategli la via di fuga, come quella notte ad alba, capito? È insegnato a morire, sì. Forza, ragazzi! Ricordate l'addestramento! Se lo volete, è vostro! I più noti artisti da Firenze! Hai qualche ultima parola? Siena, Urbino! Viaggio per tutta l'Italia! Di scovare tesori per i miei amati clienti! Cos'è successo qui? Qualcuno ha visto qualcosa? Fatevi avanti! No, altri bruti, no, basta! Ci vuole troppo tempo per farli fuori. Venite! Venite a rallegrare gli occhi! Freschi di pennello! Dipinti di grande bellezza! Finirai a rogo! Attenti a non scoprirvi, uomini! Questo ci sa fare! Li vendo per pochi quattrini! Tenete duro, prima o poi si... Ho bisogno di un arciere che rompe i coglioni mentre combatto qui. Sarà divertente vederti volare di nuovo se sopravviverai. Provaci, mi raccomando! Che fastidio infinito! Che fastidio infinito! Che non muoiono mai! E dai, schiva però, porca miseria, anche tu! Non è così difficile. Finirai a rogo. Invece no, è difficile perché la schivata va fatta su quello che c'hai, che c'hai puntato. Quindi se l'altro ti attacca, adesso fatto che sono in due, è un enorme rottura di balle. Ecco, adesso finalmente combattiamo un po' alla pari. E mo ti puoi anche togliere di mezzo perché direi che... Oh, quante medicine dovrei trovare sulle vostre... sui vostri corpi per risarcirmi, eh? Ditemelo. Sì, mamma mia, non finivano più. Il medico c'è, ma non è vicinissimo.
venite! Venite a rallegrare gli occhi! Venite, venite a sentire quante sciocchezze sta dicendo questo. Di grande bellezza! E poi sculture e arazzi! E poi musica! Partite di calcio balilla umano! Una cosa che nessuno si ricorda qualcosa mai. Cosa vi affligge? Ecco, e naturalmente le nuove Renome Canne. Beh, mi affliggono varie cose. La manda il fatto che la mia bella è partita per i porti grigi. E dunque non so se quando potremo scopare. Ma in realtà l'idea era. La manda il fatto che. Fatto. Al tuo posto. Tornate pure se avete bisogno. Da Jovovich. In questo momento. Da dove pensate che venga? Napoli. A Napoli! Non puoi stare qua sotto! Dai, Ezio. Sì, è vero, le bombe fumogene sono fatte apposta per questo. Purtroppo io le ho quasi finite. Potrebbe essere lui. Ma vi levate di torno? Io volevo solo prendere il cavallo. Ma vi pare? Ecco, vedi? Vieni qua, bastardo. Credi di poter passare attraverso. Eccolo! Sì, è esattamente quello che credo. E l'ho appena fatto. Dai, questi che non si fermano e corrono più veloci di te, ma come osano? Nessuno deve essere più veloce di me. Dai, cavallo! Ci sarà da divertirsi. E caccia sta spada, Ezio! Ma guardalo! Guardalo! È una cosa vergognosa! Perché non fa quello che gli dico? È l'unica cosa che non sopporto. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Aspetta. No, aspetta tu. Mo mi dai un cavallo e ti levi dai coglioni. Dove credi di andare? Faccio vedere io dove credo di andare. Vai, vai! Provaci, fesso. Sono qui con te. Non dovresti stare. Ecco come sarebbe sempre dovuto andare. E così hai di nuovo il tuo bottino. Ne valeva la pena. Tutto questo sangue. Un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Quali miserie nascono dall'avidità? Requiescat in pace. Sto lurcando durissimo che sono in collo. Ah, ok, va bene, nerd. Tanto abbiamo quasi finito, in realtà. Perché adesso c'è un altro punto di svolta. Vedete che Ezio è stato ferito quasi a morte. Quindi adesso non solo perdi sensi, ma entra in una specie di sviluppo onirico. Non... Mentre la finisce in mano a questo tizio. Chi sarà Fermo. Questo tizio? Non aprirlo. Troppo tardi. Ed è qui che ci dobbiamo fermare, però vediamo un attimo, perché qui c'è la transizione tra il primo capitolo, tra il primo e il secondo capitolo di intermezzo. Ezio, grazie a Dio sei ancora vivo. Stai bene? Che ti è accaduto? Io? Non lo so. Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di Che Corsi. Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco. E credo gli mancasse un dito. Sì, Caterina, devo andare. Subito! Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito... Ex marito, prego. Giurò che avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa, potresti anche trovare la mela, ma non la cripta. Sai,
Nelle paludi qui vicino c'è un'abbazia dove ho visto dei monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va. Trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Mi mancherai, raga. Oh, lo so bene. Avete visto che faccia che ha fatto lei? Va bene. Allora, con questo ci fermiamo per oggi. E almeno abbiamo visto... Abbiamo messo un punto fermo su questa sequenza che mi stava a cuore fare tutta ad un fiato. Per questo secoli fa, quando sospesi, per poi non sapere che avrei formattato e tutto il resto, mi ero fermato proprio lì, perché non volevo spezzare questa parte in due, ok? E allora, la prossima volta non andiamo subito avanti con la storia, ma ci concentriamo sull'andare a prendere un po' di cose in giro per il mondo, perché comunque ne abbiamo accumulate un po' tante e sono rimaste in arretrato, quindi possiamo fare così. Allora, spostiamoci qua. Benissimo. Chiudo il gioco. Ragazzi, io devo andare, perché per oggi ho esaurito il tempo a mia disposizione, devo occuparmi di altre cose adesso. Vediamo se c'è qualcuno a cui possiamo fare un raidino in chiusura di questa live. Naturalmente io vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando tendenzialmente, spero, a domani. Facciamo anche un social, così se volete potete seguire i social per avere un'idea di quando vado in live, di quello che faccio e insomma più o meno rimanere aggiornati. Va bene? Allora, vediamo un attimo chi c'è a cui possiamo fare un raidino. Ma attenzione, ho visto bene? Fatemi guardare un attimo perché ho visto una cosa. Naturalmente Amazon, cioè Twitch, è sempre spietato con questa mania delle pubblicità. Va bene ragazzi, allora, noi facciamo un raidino a Lady Leria, che non vedevo in live da una vita, e ci vediamo, se tutto va bene, domani, o con Halo o con Tomb Raider, ve lo faccio sapere tramite i social. Per il momento mando la sigla, vi saluto, e rimanete per il raid a Lady Leria, noi ci vediamo domani. Alla prossima ragazzi, allora mettiamo l'auto di Assassin's Creed 2, eccolo qua, sigla finale e ciao a tutti, alla prossima!